Sono tutti e ben ritrovati a The World 125 nuovamente su Total War 2 con la nostra campagna Roma Invicta con la Divided Imperi. Riprendiamo ciò che abbiamo fatto nello scorso episodio, ovvero con la strepitosa vittoria a Massalia, che ci permette di avere una città nella Darboensis e cominciare a espanderci verso la Spagna. Ci stiamo piano piano espandendo, Quindi pian pianin. Qua in Grecia la situazione è abbastanza salda. Qua non mi fido, secondo me. Non mi fido proprio, secondo me li metto in modalità camper tutti e due. E vediamo se hanno il coraggio di attaccarci. Se hanno il coraggio di attaccarci. Perché qua abbiamo visto che hanno due eserciti. Hanno due eserciti. Il papo è stato scappato. Quindi uno magari potrebbe venire giù di qua. Vediamo cosa succederà. Io direi di passare il turno, tenerci 4.000 magari per il prossimo. Forse possiamo reclutare qualcuno. Qualche mercenario dannata anche qua. Cosa siete voi? Lì a mercenari riders. Questi costano una fracca di soldi da mantenere, no? No, vabbè, passare il turno. Ok, passaggio del turno in cui New Political Election. This man è chi? Il Papus, beh, ci mancherebbe. Ribellione in Macedonia, imminente, vabbè. Comunque, questi ci hanno ripreso Epidamnos, come era probabile e pronosticabile. Qua hanno messo un generale in mare. E non vorrei che loro adesso ci attacchino a Riminum. Però un generale in mano, in mare. Io con tutte le baliste che ho a disposizione. Con tutte le baliste che ho a disposizione. Perché loro adesso sono tutti in mare. None will escape. None will escape. Make haste, men. Ok, vediamo come ci vede adesso. Adesso ci vede nettamente favoriti. E gli distruggiamo anche un esercito così random. 54% delle forze rimanenti. Potrei anche mantenere l'accerchiamento. Mettere lui in modalità camper. Costringere loro ad attaccarci. O attaccarli noi loro, potrebbe essere anche una soluzione. Adesso vediamo col passaggio del turno cosa succede. Qua ho visto che loro stanno tornando a casuccia. E che al momento qua hanno un esercito abbastanza pieno. Quindi dobbiamo sbrigarci a scendere giù. Tu stai già convertendo, piano piano stiamo migliorando. Abbiamo 14.000 addirittura, ovviamente. Potrei, allora, costruiamo assolutamente qua. Poi una caserma, grazie, perché ne ho bisogno. Un suburbio, qualcosa per più 4 di ordine pubblico ci servirà. Più 3 unici replenishment anche. Quindi facciamo l'acquedotto, abbiamo già fatto uno. E poi direi di fare forse un suburbia, forse un templio. Probabilmente un templio. At your command. Probabilmente un templio e recluterei. Non posso reclutare più. Non posso reclutare più ninguno. Perché si fanno abbastanza cacare. Massilian Levis. Devo aspettare di costruire. Potrei costruire occupata. Meno 5 di cibo. Posso fare solo il porto di Massilio. Sta 5 di cibo. Oh, facciamolo subito. Forse non avrei dovuto distruggerlo. Non lo sapevo ci fosse il porto di Massilia. Con gli altri 5.000 me li tengo per il futuro che viene e che verrà. Secondo me qua dobbiamo combattercela. Perché alla fine loro hanno due eserciti in mare. Hanno due eserciti in mare. How may I serve you? Military sabotage. I do Vai, enjoy stile. fighting. Cazzo. Well, that worked out mostly. Qua stanno attaccando. Però io ho visto. Qua io vedo. Zermania. Infatti notavo dalla mappetta qua che c'è qualcosa di giallo qui.
Stanno avanzando gli altri. Bene, bene, bene. Vediamo se vogliono per caso un... un pattern di non aggressione. Ce l'abbiamo già messo il pattern di non aggressione. You honor us. There is food enough for two armies awaiting us when we have talked. Military access. Sì, vabbè, non è che mi interessi più di tanto dato il military access, sinceramente. Bene, bene, stanno attaccandoli, li stanno attaccando. La cosa che mi preoccupa è che questo esercito qua non recupera. Ci abbiamo parecchi pellegrini, ma abbiamo zero proletari, ovviamente, quindi non si... non si... non... non riusciamo a far aumentare la popolazione, manco a pagarla. Allora, tesa, tesa, tesa. Tanto aspettate che mi chiamano un attimo al telefono. Ok, scusate la chiamata. Giudicando dalle forze che stanno arrivando in campo e quello che hanno anche qua, è vero che loro probabilmente dovranno disingaggiarsi, però secondo me possiamo fare... We hunger for battle. Attack for Rome! Secondo me dobbiamo... ci rimane il 50% delle forze. E non, secondo me non siamo in grado poi di... il problema è che non vorrei che questi sono cattivi, questi sono cattivissimi. Secondo me li dobbiamo affrontare in città, in modo tale che si raggruppino lì e vediamo come va. Quindi io la combatterei. Andiamo a combattercela.